Come ogni mercoledì non può mancare l'appuntamento fisso con il nostro Alessandro Ferrari per fare il punto della situazione su questi mondiali 2022. Ciao Alessandro! Ciao, un saluto a tutti. Allora Alessandro, si sono conclusi questi ottavi di finale, Portogallo contro Svizzera, una partita da non dimenticare, mamma mia, hanno fatto veramente gol in tutti i sensi, e soprattutto il Portogallo, ma soprattutto vogliamo capire da te come si sono conclusi questi ottavi di finale, colpi di scena, cosa ti ha stupito, ma soprattutto poi che cosa accadrà ai quarti e chi si è classificato. Facci un po' il punto. Dopo una fase a gironi che ci ha regalato non poche sorprese, questi ottavi, a dire la verità, non sono state tantissime, anzi è stata una sola, ovvero quella del Marocco, che per molti invece non è una sorpresa. Beh, però insomma è riuscita a superare la Spagna, che era una delle favorite, non la grande favorita, una squadra con tanti punti di domanda, però aveva iniziato alla grande con un 7-0 contro la Costa Rica, poi è arrivata questa sconfitta ai calci di rigore contro un Marocco cinico, diciamo così, che di fatto ha saputo soffrire e si è difesa alla grande e alla fine ha portato a casa una vittoria storica, perché diventa la quarta squadra africana nella storia dei mondiali a raggiungere i quarti di finale. Mai nessuna delle tre precedenti ha raggiunto le semifinali. Vedremo se il Marocco riuscirà a fare la storia. Bene, sicuramente il Brasile, insieme al Portogallo, che hai già citato tu, ha vinto 6-1 Portogallo, 4-1 invece il Brasile. Bene anche l'Inghilterra e Francia, che si affronteranno nell'unica sfida tra due rappresentanti dello stesso continente. Si è salvata con un pizzico di paura l'Argentina, ovviamente, che se l'è vista un po' brutta, si è quasi tirata dentro un buco pericoloso contro l'Australia, ma alla fine insomma l'ha portata a casa e affronterà adesso i Paesi Bassi, che hanno battuto nel primo match gli Stati Uniti. Infine, per chiudere il quadro, la Croazia è anche l'unica squadra seconda classificata nei gironi che ha battuto il Giappone, che era stata probabilmente la squadra più tifata, sì, più amata sia per i tifosi, che si sono dimostrati molto solidali nel pulire anche gli stadi, ma insomma perché era una squadra simpatica a tutti, diciamo. Ok, allora il nostro numero WhatsApp è lo 0758659797, mandate i vostri messaggi anche se alcuni sono già arrivati, però come ben sapete diciamo che con Alessandro, oltre a fare il punto, noi cerchiamo di cogliere anche qualche curiosità e tra queste curiosità mi ha colpito il fatto che ai mondiali c'è un italiano sul campo, un atleta italiano. Esatto, sì, fa strano. A dire la verità, erano due i giocatori italiani. C'era anche Alfred Gnistia, che però è uscito con il suo Senegal, però non è titolare neanche Walid Khedira, o Khedira, insomma, dipende dall'accento, forse Khedira è più corretto perché è francese. Sì, il suo percorso è molto particolare, perché fino all'anno scorso non aveva mai giocato nemmeno in Serie B, nel secondo campionato italiano, aveva giocato solo massimo in Serie C, e poi ha conquistato la promozione con il Bari, e ha iniziato molto bene quest'anno, realizzando 14 reti in 15 partite con la formazione pugliese, e tutto ciò gli ha permesso di arrivare a questo mondiale. Ha pensato anche alla nazionale italiana, ma era un po' più difficile da raggiungere, ovviamente, e quindi questa chance, ha giocato due partite prima di questo mondiale con il Marocco, e infine il debutto assoluto ai mondiali è arrivato ieri, quindi nella sfida, super sfida, contro la Spagna, vinta i rigori. Ha avuto anche qualche chance, non è riuscito a segnare, però poi insomma la sua squadra ha vissuto una serata epica, come ovviamente anche lui. Che emozione, che emozione. Lui è nato, comunque lui è nato in Italia, a Loreto, se non sbaglio. Esatto, sì, in provincia di Ancona, ha vissuto praticamente sempre in Italia, anche se ha raccontato, ho letto, che va spesso in Marocco. L'ultima estate è tornato là, insomma, i suoi genitori, che sono entrambi marocchini, ma comunque vivono da anni in Italia, hanno parenti e quindi tornano spesso. Ascolta, ma l'Inghilterra come la vedi in questo turno? Diciamo, un'Inghilterra che comunque ce l'ha fatta, si è classificata comunque ai quarti di finale, ce la fa, nel senso che è partita con questa grinta, ma riuscirà ad arrivare al suo obiettivo, cioè que vincere questi mondiali? Beh, per l'Inghilterra intanto ti avviso già, c'è una bella e una brutta notizia. Una bella potrebbe essere una bella, insomma, perché Kylian Mbappé, il giocatore sicuramente più rappresentativo della Francia, che ha spezzato tantissimi record, tra cui quello di diventare il giocatore più giovane a segnare 9 reti
i mondiali, superando anche Pelé, che non era riuscito prima dei 24 anni, aveva raggiunto i 7 reti, Mbappé ne ha segnati già 9, e ancora non ha finito. Non si è allenato con la squadra ieri, quindi era parzialmente infortunato, si è allenato da solo in palestra, ma anche l'Inghilterra ha perso un elemento importante momentaneamente, vedremo poi se sarà protagonista nel match di sabato, ovvero Declan Rice. Quindi una buona notizia e una negativa. L'Inghilterra sicuramente non ha ancora brillato, però ha concesso pochissimo, ha concesso solo una rete e alla fine anche contro il Senegal, che poteva essere uno spauracchio, se l'è cavata abbastanza bene. Ora c'è la Francia, che è tutt'altra squadra rispetto al Senegal. È vero. Allora, questi quarti di finale quando esattamente inizieranno? Si parte venerdì, perché oggi e domani sono giornate un po' strane, perché per la prima volta in questo mondiale, che è partito il 20 di novembre, non si gioca, quindi fa un po' strano vivere senza mondiali, senza partite di calcio, ma dovremmo pazientare per poco, perché venerdì ci saranno i primi due quarti di finale con Paesi Bassi contro l'Argentina di Lionel Messi, poi anche la Croazia che affronterà, oddio, Croazia Con contro il Brasile, era per vedere se eravate pronti. E poi avremo invece sabato sera la partita dell'Inghilterra contro la Francia, sarà la partita delle 20, sicuramente forse la più attesa, e invece in precedenza, sempre di sabato, ci sarà la sfida tra il Super Marocco, quindi la grande sorpresa contro Portogallo, invece di un Cristiano Ronaldo che è partito dalla panchina nonostante, insomma, la sua squadra stia brillando. un Cristiano Ronaldo che comunque lascia che siano anche i giovani a padronare il campo. Abbiamo visto che comunque sanno giocare molto bene i giocatori del Portogallo. Non so quanto lascia, diciamo, è costretto a lasciare forse, però sicuramente Portogallo ha dimostrato di essere una squadra forte, probabilmente non ha bisogno più come negli scorsi anni di Cristiano Ronaldo. Impressionante è stato il debutto dal primo minuto per Gonzalo Ramos, che è stato un po' lanciato a sorpresa, o forse no, insomma, dal CT Santos, che invece ha segnato una tripletta, è diventato il primo giocatore dal 2002 a segnare una tripletta all'esordio, quindi non proprio banale come cosa, mentre Cristiano Ronaldo è tornato in panchina e abbiamo visto molti le immagini, insomma, di fotografi che erano concentrati più sulla panchina del Portogallo che sul campo, ovviamente per Cristiano Ronaldo, dal 2008. Era dal 2008 che Cristiano Ronaldo non partiva dalla panchina ed era agli europei, nella quale il Portogallo, però, fase del girone, il Portogallo era già primo. Quindi era sicura del primo posto, aveva fatto riposare ovviamente il City all'epoca Cristiano Ronaldo. Quindi è una storia diversa, è un momento importante ovviamente per il Portogallo ed è curioso vedere come un quotidiano come Abola ha lanciato un sondaggio e il 70% dei tifosi portoghesi aveva preferito vedere Ronaldo in panchina. Quindi anche i tifosi ormai preferiscono, i giovani preferiscono altri a Cristiano Ronaldo. Si sono un po' stancati di questo Ronaldo, ha fatto troppo il galletto, no? Vabbè, dai. Comunque Non si tava, però. ed è comunque attualmente un grande giocatore che continua a stupire il pubblico, però ecco, interessante sapere che adesso vogliono vedere nuovi Cristiano Ronaldo. Non so se ci sarà una persona come Messi, Ronaldo che faranno la storia, perché no? Diamo queste chance ai giovani di oggi. Bene, con questo noi concludiamo il punto della situazione sui mondiali 2022, ma ritorniamo il prossimo mercoledì sempre con il nostro Alessandro Ferrari e salutiamo il nostro Salvatore Attinà che si trova in Qatar in questo momento. Lui appena poi ci può fare un briefing direttamente dagli stadi in cui terminano, stanno per iniziare le partite e quindi anche sul London Radio.com riuscirete a ritrovare sia le nostre puntate con Alessandro che i contributi di Salvatore dal Qatar con gli articoli che naturalmente anche Alessandro scrive per London One Radio. Grazie Alessandro, alla prossima. Grazie a voi.
A presto. London One Radio continua tutto il palinsesto perché gli appuntamenti non sono finiti qui. Poi in queste giornate, come ben sapete, la nostra redazione è anche occupata nel seguire il caso di Marco Pannone, il 25enne che è stato aggredito lo scorso 2 dicembre e si trova attualmente all'interno del King's College Hospital, dove si trova lì proprio in coma, sfortunatamente. I genitori sono arrivati, sono stati assistiti anche dalle istituzioni italiane, ricordiamo il Consolato Generale d'Italia a Londra, un funzionario del Consolato è all'interno dell'ospedale insieme ai parenti e poi anche il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani sta seguendo personalmente il caso e viene ogni giorno aggiornato su quanto accade su questa brutta vicenda che è accaduta il 2 dicembre a Brixton, uno dei quartieri di Londra che da una parte è bellissimo perché è molto folcloristico, ricorda la nascita e la crescita di David Bowie, uno dei più grandi artisti britannici, però dall'altra, l'altra faccia della moneta mostra una Brixton anche molto cupa, luogo del delitto dove sono accaduti diversi omicidi e che soprattutto di notte si trasforma.